Ciao a tutti ragazzi, io sono la Fra e questo video sarà dedicato ad una figura speciale della saga di Metal Gear Solid, Diddy, il cucciolo che, comparso in The Phantom Pain, ha subito conquistato il cuore di tutti noi giocatori. Vorrei approfondire il suo personaggio, il suo design ed alcuni aspetti legati alla sua immagine che ritengo essere molto interessanti e ricorrenti nella saga. Il cane ed il lupo sono infatti delle figure molto care a Kojima, che racchiudono importanti riflessioni. Il mio intento in questo filmato è quindi quello di unire le mie conoscenze della saga a quelle in ambito cinofilo. Il piccolo Diddy è uno degli aspetti che i fan hanno amato maggiormente nell'ultimo titolo di Metal Gear Solid. La particolarità del suo personaggio è il fatto che con il progredire del gioco avremo la possibilità di conoscerlo ed affezionarci moltissimo a lui, vedendolo crescere e passare da essere un giocherellone ed indifeso cucciolo a un perfetto supporto per le nostre missioni. Diddy, infatti, oltre ad essere un personaggio con una propria storyline, è anche un elemento di gameplay, ovvero una spalla che potremo decidere di portare con noi in missione e che ci consentirà di raggiungere più facilmente il successo sul campo di battaglia. Le sue capacità speciali e sicuramente anche la sua estetica lo hanno reso un elemento molto apprezzato ed utilizzato da noi giocatori. Diddy viene introdotto ad inizio gioco come un cucciolo selvaggio. Non imbattersi in lui è praticamente impossibile, in quanto Venom Snake lo incontrerà al compimento di diverse missioni iniziali ed avrà quindi diverse occasioni per recuperarlo e portarlo con sé alla Mother Base. In un gioco come The Phantom Pain, che tende a trattare tematiche piuttosto cupe e seriose, la presenza di un cucciolo è sicuramente un aspetto che alleggerisce gradevolmente il tono di alcune scene. È risaputo infatti quanto il cane, come animale domestico e da compagnia, abbia la capacità di alleviare anche le situazioni più difficili delle nostre vite, come la depressione o la malattia. Non è infatti un caso il fatto che le poche scene nelle quali il nostro Venom Snake sorriderà o mostrerà spensieratezza e felicità saranno proprio quelle in compagnia del suo fidato cucciolo. È quasi sorprendente però quanta importanza venga effettivamente data nelle prime fasi di gioco a Diddy. Non solo vi saranno diversi dialoghi tra i personaggi che tratteranno il suo ritrovamento e la sua unione ai Diamond Dogs, ma potremo assistere a moltissime scene a lui dedicate, sbloccabili in diverse occasioni. Pensate solo, per esempio, che esistono ben 4 versioni del filmato che sbloccheremo se staremo troppo tempo, ovvero 5 giorni consecutivi, lontani dal nostro cucciolo, e varieranno a seconda dell'età che esso avrà al momento della nostra partenza o del legame che avremo sviluppato con lui fino a quel momento. Un aspetto particolare legato al personaggio riguarda la sua ambigua natura. Per tutto il gioco, infatti, dal suo ritrovamento fino alle fasi più avanzate, verremo indotti ad interrogarci sulla famiglia di canidi alle quali Diddy appartiene. Nello specifico, viene sottolineata in più occasioni la possibilità che sia un lupo e in altre che si tratti invece di un cane. Se Diddy sia nato come un lupo selvaggio, oppure la sua sottospecie domestica, può sembrare del tutto irrilevante. In realtà questo quesito è del tutto naturale, ed è il gioco stesso a volerci indurre ad approfondire la questione. In molti discorsi potremo ascoltare infatti diversi personaggi discutere tra loro proprio su questo argomento. Ne è un esempio una delle linee di dialogo randomico tra i soldati della Mother Base, oppure le cassette nelle quali Ocelot parlerà nello specifico della possibile appartenenza o meno di Diddy a una razza di cane. Nonostante questo, la maggior parte dei personaggi darà per scontato si tratti di un cane, quindi di un vero e proprio animale domestico. Huey Emrick, però, poco prima di essere allontanato dalla Mother Base, getterà in noi di nuovo il dubbio, definendosi l'unico in grado di identificare Diddy come un lupo selvaggio. Just look at that dog! No! You named him D-Dog, but it's obvious anyone could see that's a wolf! Prima di discutere direttamente della questione, ritengo però sia necessario fare un passo indietro e fare chiarezza su come il personaggio era stato inizialmente pensato e sulle conseguenze che la sua appartenenza ad una famiglia o all'altra avrebbe sulla trama. Il piccolo Diddy era stato inizialmente pensato dal character design Yoshi Shinkawa con un'estetica decisamente diversa da quella che abbiamo poi visto realizzata con il Fox Engine. Le testimonianze sono rimaste però negli sketch e nei disegni che l'artista aveva realizzato per The Phantom Pain e che possiamo ancora ammirare negli artbook. Diddy qui appare come un vero e proprio cane da caccia, con manto scuro, pelo raso ed orecchie cadenti.
Dall'aspetto è ragionevole quindi pensare fosse stato inteso per essere non solo un cane domestico, ma probabilmente un foxhound, un segugio inglese specializzato nella caccia alla volpe, che avrebbe quindi citato l'omonima unità speciale della saga. Lo possiamo comunque ancora riconoscere nello stemma dei Diamond Dogs, dove appare ben definito. Come sappiamo, The Phantom Pain ha subito diversi tagli e cambiamenti della trama in itinere, ma ritengo che il cambiamento di questo personaggio possa risiedere in una motivazione puramente estetica. Come ben noto, infatti, i cani con aspetto lupino, simili ad husky per intenderci, sono molto più apprezzati dal pubblico e quindi anche più ricorrenti. Per citare un esempio, nel titolo Bethesda Fallout 4, uscito proprio nello stesso anno di Metal Gear Solid V, possiamo trovare Dogmeat, un amato personaggio canino che appartiene alla nota razza del pastore tedesco. Ovviamente, il design che Diddy ha poi ottenuto nel gioco ricorda fortemente quello di un lupo, e sicuramente l'averlo raccolto tra le montagne deserte dell'Afghanistan rende la possibilità che si tratti effettivamente di un animale selvatico molto alta. Nonostante questo, essendo appassionata dell'argomento, non ho potuto fare a meno di osservare lui ed i suoi comportamenti sia nelle cutscene che in game e trarre informazioni che possono aiutarci a raggiungere un verdetto. L'aspetto di Diddy è decisamente simile a quello di un lupo. Il manto grigio e fitto, le orecchie erette, la posizione e la fattezza della coda e la grande stazza lasciano dedurre che l'ispirazione al fiero animale selvatico sia stata grandissima. Nonostante questo, alcuni comportamenti che Diddy assumerà e che aiuteranno a conferirgli la personalità che tanto ci ha conquistato sono decisamente tipici del cane. Per esempio, l'abbaiare, che nel gioco ha un ruolo di gameplay in quanto ci consente di individuare nemici e di marcarli, è un comportamento frequente nell'etogramma dei cani domestici, ma non in quello del lupo, che tende ad utilizzarlo solo in tenera età. Allo stesso modo, lo vedremo fare pipì molto spesso, all'arrivo sul luogo della missione dopo essere sceso dall'elicottero, compiendo il classico gesto della gamba alzata. Anche questo è un comportamento che i cani maschi adottano assiduamente, ma è piuttosto raro nel lupo. Infine, se teniamo conto della grandissima addestrabilità che il giovane Diddy mostrerà fin da cucciolo, la possibilità che si tratti di un cane diventa decisamente realistica. Per quanto Ocelot possa essere stato efficiente come addestratore cinofilo, sarebbe davvero difficile infatti ottenere certi comandi complessi e una tale obbedienza da parte di un lupo. Nonostante questo, la sua estetica lo farebbe appartenere ad una razza piuttosto atipica per quel territorio. Infatti, i cani presenti in zone poco urbanizzate e nei villaggi, in questo caso le colline afghane, sono per lo più incroci, con caratteristiche più disparate e generalmente poco addestrabili e non molto propensi alle relazioni con gli umani. Sarebbe quindi molto improbabile imbattersi in un cucciolo di razza husky o cane lupo cecoslovacco, che sono le tipologie che più gli rassomigliano in Medio Oriente. Soprattutto se teniamo presente che in quei territori prolifera una sottospecie di lupo, il lupo indiano, che invece è molto simile a Diddy. Tutto questo sarebbe forse passato inosservato tra i fan, se non fosse però stato così enfatizzato all'interno del gioco. I soldati, infatti, e lo stesso Ocelot prenderanno la faccenda della sua razza molto seriamente, fino ad arrivare a discutere animatamente per difendere la natura di Diddy. Tuttavia, come spesso accade in Metal Gear Solid, niente è lasciato al caso. Il cane ed il lupo sono due figure che in Metal Gear avranno un ruolo piuttosto importante e che racchiudono delle simbologie che vengono in questo ed in altri titoli enfatizzate. Il cane è utilizzato spesso come rappresentazione del soldato mercenario che combatte per il miglior offerente ed appare anche nello stesso nome e stemma dei Diamond Dogs. Il termine cane era già stato utilizzato nella saga ed aveva assunto un significato abbastanza negativo. È impossibile infatti non ripensare a Sniper Wolf e al discorso che Solid Snake le farà poco prima di ucciderla. La ragazza aveva vissuto sul campo di battaglia fin da piccola, ma era stata sconfitta da mercenaria e temeva di aver perso così la nobiltà del suo scopo ed essersi trasformata appunto in un cane da guerra. I mercenari come noi sono chiamati cani da guerra. È vero, siamo tutti in vendita per un prezzo o per un altro. Ma tu sei diversa, indomita, solitaria. Tu non sei un cane, tu sei un lupo. Ed è proprio in Metal Gear Solid 1 che viene enfatizzata la differenza che nella simbologia viene attribuita a questi due animali.
È bene sottolineare che nella cultura nipponica, in confronto a quella europea, il lupo ha una connotazione molto più positiva. Viene nella saga in più occasioni accostato alla figura del soldato fiero e nobile, che esattamente come l'animale vive una vita libera, segnata solo dalla propria volontà. A differenza del cane, il lupo non ha padroni ed è visto quindi come un animale superiore e più dignitoso. Si potrebbe quindi affermare, dopo quanto detto, che sia Didi che il suo proprietario non saranno mai accostabili né con miseri cani da guerra, né tantomeno con nobili e fieri guerrieri. Il termine che sicuramente è più adatto per descriverli è proprio Diamond Dogs. Questo appellativo era stato scelto da Miller ed Ocelot in quanto rappresentava perfettamente l'unità. Un gruppo di soldati che riponevano la loro fiducia in Big Boss, disposti a tutto, ma che allo stesso tempo avrebbero mantenuto la purezza e la lealtà ad un principio nobile. Il cane, infatti, in Giappone, è comunemente associato, insieme al diamante, alla fedeltà eterna, ed il piccolo Didi verrà denominato proprio con questo acronimo. Perché quindi lasciare così ambigua la natura del nostro amico a quattro zampe? Il quesito che si nasconde dietro la sua identità ha radici profonde nella trama. Così come accadrà per Venom Snake, i personaggi tenderanno a dare per scontate le sue origini, nonostante in noi giocatori si radicherà a poco il dubbio. In effetti, il parallelismo che vi è tra Didi ed il suo proprietario è da subito evidente anche nella loro scelta estetica. Quando Venom lo raccoglierà dalle colline dell'Afghanistan, il piccolo avrà già da tempo perso l'occhio destro, sostituito da uno sfregio. Una volta cresciuto ed entrato in azione, gli verrà poi applicata una benda identica a quella di Snake. Trovo quindi che Didi voglia rappresentare in un certo senso l'illusione che i Diamond Dog stavano costruendo intorno alla figura di Venom ed il loro voler negare a tutti i costi la realtà, anche di fronte all'evidenza. Il voler identificare Didi con la figura a loro così cara del cane aveva quindi fatto passare in secondo piano ciò che lui realmente fosse. Pensandoci, i temi della menzogna e anche dell'interpretazione di una parte sono effettivamente centrali nel titolo, soprattutto quando si parla del personaggio di Venom Snake. Sia lui che il suo cucciolo saranno così sempre destinati ad essere considerati con meno importanza rispetto al ruolo che gli sarà attribuito. Because you're all a bunch of wild dogs. You wanted to believe he was too, to feel some connection, to fight your loneliness. You wanted something to cling to prove you deserve to be alive. You wanted to forget the death, your sins, so you'd cling on to dogs, or wolves, or even Big Boss. The boss is the same, isn't he? Every one of you is alone.